Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 35. Che mi baciò. Dio, ma perché mi sento al settimo cielo quando mi bacia? Ci staccammo, ma tutte e due volevamo di più. Finimmo per fare l'amore. Eh sì, l'amore è una cosa stupenda che quando ti entra nel cuore è difficile che ne esca. Ci addormentammo subito dopo. Ci svegliammo, andammo giù in cucina e c'era Sara che stava preparando la colazione per tutti. Amore, stai bene? Sì, papi, tranquillo. Come mai stai facendo te la colazione? Così, mi va. Dopo quello che è successo ieri, d'ora in poi voglio godermi la vita, dalle cose semplici alle cose più complesse. Ah, caspita. Dopo porto Perla e Teo a fare una passeggiata, va bene? Va bene. Dai, accomodatevi e mangiate. Ci sedemmo e vidi Sara un po' strana. Boh. Finimmo di mangiare e andai a fare la spesa con Est. Le voglio troppo bene. Mi piace un casino. Ieri è stato stupendo. Entrammo nel supermercato e prendemmo tutto quello che serviva in casa. Caricammo la macchina di buste della spesa e ci avviammo verso la strada di casa. Poi, ad un certo punto,